Padre Ottavio è un uomo straordinario. Io lo chiamo, già che mi ha pubblicamente, posso farlo anche adesso, è un profeta, nel vero senso della parola, io non sto esagerando. E quindi come profeta non è completamente capito. Magari quando non ci sarà più tra noi, o tra chi ci sarà, riusciamo a vedere che Ottavio era in avanti, troppo in avanti per noi, perché è un profeta. È un uomo straordinario che quando non lo capiamo, e a volte succede, non lo capiamo dove vuole raggiungere, cosa vuole veramente, è perché lui sta troppo avanti, troppo avanti. E chi non lo conosce ancora, bisognerebbe conoscerlo. Io conosco tanta gente che Ottavio ha fatto aprire strade nuove, rileggere la propria vita, ricomprendere la propria esistenza, la propria missione. E noi abbiamo stato benedetti da Dio, avendo Padre Ottavio a lavorare per Capoverde, come capoverdiano, da più di 45 anni ormai. Per noi una benedizione che, come tutte le benedizioni, ancora non abbiamo capito bene cosa è stato, ma Dio sa che Dio lo ricompenserà certamente. Ottavio sa che una volta un vecchiotto, stessa istruzione, un uomo semplice, è avvicinato da lui per dirgli semplicemente: noi sappiamo quello che fai, grazie. Grazie, un vecchiotto semplice, senza, perché non lavorare come ha fatto Ottavio, non bisogna aspettare medaglie, condecorazione, arrivano, ma bisogna sempre non fare meno che la gente capisca, la gente semplice. Gesù stesso, una delle sue preghiere, dirà: io ti ringrazio perché hai nascosto queste verità intelligenti e l'hai rivelata ai poveri, ai semplici. Ma grazie a Dio, Ottavio, anche le autorità civile, meno quelle religiose, hanno riconosciuto il suo lavoro. E questi segni che fanno, e fanno bene, perché lo fanno in nome del popolo, fa bene. Spero che faccia bene anche Ottavio, senza entrare in orgoglio che non porta niente, ma che lo assicura che valorizziamo anche il dirigente, quello che ha fatto. Ma lui lo sa che i poveri lo riconoscono, e questo, secondo me, per lui basterebbe.